Non sai se poi potrai permetterti l'acquisto a quel valore in quei tempi che avevi preventivato tu. Parliamo di una situazione particolare oggi. La situazione non è particolare tanto per il fatto che sia una situazione difficile da incontrare o raramente la si incontra, ma la particolarità sta nel saperla gestire. Sono difficili da gestire questo tipo di situazioni se non hai le competenze giuste, il rischio è che ci facciamo male. Quindi se questi video che stai guardando ti stanno aiutando a scegliere una casa, a selezionarla, a fare tutte le valutazioni, a mettere il naso dove di solito va messo il naso, ecco. Vorrei che anche questi video ti evitassero qualche situazione che ti portino poi a non godere della situazione dell'acquisto di una casa, del primo tuo investimento immobiliare. Non godere significa subire la situazione. L'ansia, lo stress, rimetterci dei soldi. Questo deve essere un momento memorabile e non archiviarlo come un brutto ricordo. La situazione è quella in cui le persone si trovano a dover acquistare una casa, ma l'acquisto è in funzione della vendita. Quanti di voi si trovano in questa situazione? Cioè, sì, voglio acquistare una casa, mi voglio preparare in qualità di comprocasa ad acquistare una casa, però il mio acquisto è in funzione di una vendita di una casa che ho già. Sembra facile. Molti come tentano di risolverlo andando in un'unica agenzia e dire a questi agenti immobiliari: sappiate che noi siamo interessati all'acquisto di quella casa, ma l'acquisto deve essere condizionato alla vendita e quindi per praticità, per gestione temporale, per non star lì ad aggiornarci ogni volta sugli accadimenti, sugli aggiornamenti, gestite voi anche la vendita della nostra casa in modo tale che sapete già come mi devo muovere e soprattutto riuscite a consigliarmi come mi devo muovere. E questo non è sbagliato. Dov'è il rischio? Dov'è l'eventuale errore che si può commettere? Uno, nello sbagliare l'agenzia. Molto spesso magari la casa che si è scelta da acquistare è gestita da un'agenzia immobiliare che lavora in una determinata zona della città, che è tutt'altra zona rispetto a dove c'è la casa da vendere. Quindi stai comprando una casa con un'agenzia che lavora in quella zona, abituata a vendere case in quella zona. E si ritrovano la gestione quindi della tua casa da vendere in una zona dove magari non hanno mai lavorato. Lo stai facendo solo per praticità. Quindi scegliere l'agenzia in fase di vendita è importante in funzione degli obiettivi che hai e che man mano adesso in questo video andremo ad affrontare e ad analizzare. Sbagliare l'agenzia perché magari non conoscono il mercato è sbagliare il prezzo di vendita. Metterci del tempo in più per vendere quella casa perché non si sono fatte le giuste considerazioni, analisi di mercato, non la si conosce quella zona e quindi sono costretti ad imparare, tra virgolette, ad entrare nel mercato degli acquirenti di quella zona per la prima volta, per la seconda volta. Non è un proporre immobili in vendita in quella zona perché siamo abituati e sappiamo com'è il mercato, sappiamo come vanno le compravendite. Ok, quindi prima regola fondamentale è scegliere l'agenzia giusta, che non è detto che sia l'agenzia dove si va ad acquistare, ma l'agenzia giusta che abbia conoscenza del mercato, padronanza del mercato di quella zona. Questo perché? Perché è tutto in funzione dei tempi. La voglio acquistare, sì, sono disposto ad acquistarla. Quando? Non lo so. Mi sapete dare voi dei tempi? No, non lo sappiamo. Di solito case come la sua, in questa zona dove siamo esperti, dove lavoriamo, le vendiamo in 3 mesi. Ad un valore, ricordo sempre, ragazzi, se non sappiamo bene, non abbiamo ben chiara la differenza tra prezzo e valore, non andiamo molto lontano. Quindi l'agenzia che ci dimostra il valore e ci prevede i tempi di vendita della nostra casa, possiamo andare a dire all'agenzia immobiliare con la quale acquisteremo che stiamo vendendo e sicuramente il budget nostro è dato da una porzione di mutuo e una parte proveniente dalla vendita. Tutti i soldi provenienti dalla vendita. Ma bisogna aspettare a quanto vendete. Tranquillo, c'è un'agenzia di zona, esperta della zona, che ci ha mostrato il reale valore di mercato della nostra casa e ci ha dimostrato i tempi medi di vendita di quella tipologia di case in quella zona. Quindi fate attenzione all'agenzia alla quale affidate l'incarico di vendita, soprattutto perché il vostro acquisto è in funzione della vendita. Se sbagli la vendita, tempi e valori, non sai se poi potrai permetterti l'acquisto a quel valore in quei tempi che avevi preventivato tu. Prima regola. Seconda regola, se hai raggiunto la consapevolezza di essere un comprocasa in funzione dell'acquisto, in fase di acquisto, hai raggiunto la consapevolezza che ti devi far trovare pronto per non commettere errori, per raccogliere il maggior numero di informazioni, per avere tutti gli elementi utili per poterti sedere e dire: ok, adesso faccio le mie valutazioni, prenderò delle decisioni e avanzerò una proposta d'acquisto. Ok. Questo devi farlo anche in fase di vendita. Se hai letto il libro, compilato il report in fase di acquisto,
per quello che ti ho appena detto, lo devi fare anche in fase di vendita. Perché questo? Immedesimati un attimo nel tuo acquirente. Cosa devi dare al tuo acquirente? Quello che tu stai cercando. Garanzie, certezze, trasparenza, tranquillità. Magari il tuo acquirente non ha il tuo stesso grado di consapevolezza. Probabilmente non è un comprocasa. Io me lo auguro che lo sia, che si incontrino due comprocasa. È la cosa più bella che ci sia. Sicuramente non è così. È un acquirente che non sa acquistare una casa, non sa come si acquista una casa e magari con molta probabilità è alla prima esperienza d'acquisto e non sa neanche cosa chiedere. Devi dare quindi loro della trasparenza, devi basare la tua trattativa di vendita sulla trasparenza, sulla tranquillità. E per fare questo devi offrire loro informazioni. Devi offrire informazioni in fase di vendita che sono le stesse informazioni che stai acquisendo in fase d'acquisto. Stai chiedendo documentazione per capire bene cosa potrebbe nascondersi dietro questa compravendita, qualche eventuale problema dell'ultimo minuto. Analizza anche i documenti di casa tua. Compila il report. Se c'hai il report da compilare per la casa che stai acquistando, compila il report di casa tua. Investi qualche ora di tempo. Quindi allinea la documentazione, reperiscila tutta. Sai qual è? La stai chiedendo. E quindi quando arriva a casa tua l'acquirente con l'agente immobiliare, magari a visitare la casa, fornisci le risposte alle domande che non ti sta facendo, perché non lo sa. Ti garantisco che non sa quali sono le richieste e le domande che ti deve fare. Sta parlando se il prezzo è trattabile, ma non ti sta facendo quelle domande che tu stai facendo e che sai che sono domande che ti devono essere fatte. E quindi dai, offri queste risposte. Ma tutto questo perché? Perché se tu ti vuoi impegnare nell'acquisto di una casa in funzione di quello che accade in fase di vendita, non puoi e non devi, mi raccomando, non devi mai provare a sperare che vada tutto bene, cioè impegnarti in fase d'acquisto, metterci magari su dei soldini e poi sperare che dalla parte della vendita vada tutto per il verso giusto. Hai mai sentito parlare di atti saltati all'ultimo momento? Ha mai sentito parlare di problematiche occulte uscite fuori all'ultimo minuto? Che magari non si erano valutate prima? Tirate fuori da un acquirente più attento? Tirate fuori da un perito di una banca? Ecco, queste problematiche, seppur risolvibili, sono problematiche che vanno gestite. Va bene, per gestirle ci va via del tempo, va bene, ma se tu ti sei impegnato e hai sottoscritto una proposta d'acquisto, ci hai messo dei soldini, hai ipotizzato la data in cui si andrà a fare la sottoscrizione del preliminare d'acquisto con la parte venditrice, perché ti è stato detto, sì vabbè, ma dai, una volta che mi hanno fatto la proposta d'acquisto, faccio il preliminare di vendita con loro, posticipo il mio preliminare di vendita la settimana dopo, questo accade, e faccio il preliminare all'altra parte, quindi ci posso mettere dei soldi, mi posso impegnare. Ma se non hai la certezza matematica, ripeto, certezza matematica, che dalla parte della vendita nulla e nessuno si potrà mettere tra te e la conclusione della compravendita, non ti devi mai permettere di andare a far promesse. Molto spesso mi accorgo che le persone si imbattono in questioni di acquisto, di vendita o acquisto in funzione di vendita sulla scorta di speriamo che tutto vada per il verso giusto. Se succede qualcosa lì siamo rovinati, ma come si fa neanche a pensare a una cosa del genere? Ripeto, comprare una casa o vendere una casa deve essere un momento memorabile. Non puoi subire la situazione con l'ansia da stress. Quindi veniamo al dunque. Come gestire questa situazione particolare dietro la quale si celano una marea di casini che ti potrebbero mettere nei guai, rovinarti la vita. E non voglio allarmarti, sono situazioni che accadono. Voglio solo far accrescere quelle che in te è la giusta consapevolezza della situazione. Torniamo a noi. Si sceglie l'agente immobiliare che ci dà dimostrazione di garanzie in fatto di valore e tempi di compravendita, in modo tale che si riesce a fare dei giusti ragionamenti in fase d'acquisto. Si danno certezza, garanzie, trasparenza e tutte le informazioni necessarie, in primis la documentazione, alla parte acquirente in fase di vendita. E naturalmente se sei un comprocasa non sto qui a dirti si chiedono, si pretendono certezza, garanzie e trasparenza in fase d'acquisto. Magari, se posso consigliarti un qualcosina in più, in fase di vendita lascia una brochure, chiamala come vuoi, un fascicoletto in casa. Ogni qualvolta avvengono degli acquirenti, invece di star lì a far dire all'agente immobiliare prima la proposta e poi i documenti, lascia subito i documenti dopo la visita, lascia un qualcosa, manda via
dopo la visita ai potenziali clienti con un fascicolo contenente già la documentazione che non sapevano neanche di chiederti. Lascia loro questa documentazione, è un po' come quando si va a comprare una macchina. Si va a comprare una macchina, tu quando vai via dal concessionario dopo il test drive, porti via la brochure di quella macchina. Non sapevi raccogliere informazioni, te le ho date io. Tra 5 soluzioni possibili, 5 case tra le quali scegliere quella alla quale dedicarsi per valutare un acquisto, sicuramente la casa che ha offerto trasparenza, informazioni, documentazione senza doverli chiedere è una casa che offre tranquillità. E quindi magari le persone, per non avere problemi futuri, scelgono di negoziare la casa con la quale hanno raccolto informazioni senza tanta fatica. Gliele hai offerte tu. Ci vuole niente a preparare un fascicoletto da tenere in casa quando se ne vanno dalla visita. Aspettate un attimo, vi state dimenticando questo? Questo serve per la vostra banca, per il vostro notaio di fiducia, per il vostro tecnico. Datemi retta. È un passo avanti rispetto a tanti venditori. Ma soltanto perché, oltre ad essere trasparenti e consapevoli che è una situazione delicata da gestire, anche se tu fossi soltanto un venditore, ma soprattutto se il tuo acquisto è condizionato, vincolato, dipende molto da quella vendita. Ripeto, ci sono persone che si sono fatte male perché non sono riusciti a mantenere le promesse fatte. Proposta d'acquisto, preliminare fissato, tranquillo, cioè preliminare dall'altra parte, basta posticipare di qualche giorno, tempo di incassare le somme e poi subito investire le somme incassate. Non si è verificato questo. C'è stato un problema inatteso, avevi incassato la caparra, te la stanno chiedendo doppia i tuoi potenziali acquirenti, al momento diventati ex potenziali acquirenti, ma tu cosa ci avevi fatto con questa caparra? L'avevi data in caparra come acquisto. Quei soldi lì li hai persi, non glieli puoi ridare. Ora, ripeto, non voglio fare allarmismo, ma sono cose che accadono e non vorrei mai, mai più ricevere telefonate e email di situazioni come queste. Ed è brutto, ripeto, è brutto ricevere da parte vostra, da qualcuno di voi, email lunghissime dove mi si raccontano situazioni come queste. Preferisco i vostri audio WhatsApp della vostra gioia che condividete con me dei risultati ottenuti grazie al report. Con il report sono riuscito a scendere sulla proposta d'acquisto di 40.000. Questi sono gli audio che preferisco ricevere. Email papponi di 5 pagine dove mi si raccontano storie come questa e soprattutto mi si chiede aiuto, aiutaci tu. Per me è difficoltoso, sì, ma è anche frustrante. Mi immedesimo in voi, una situazione che non vorrei mai vivere in prima persona. E soprattutto non voglio che nessuno di voi che guarda questi video si trovi a vivere una situazione del genere, si trovi a gestire una situazione come questa. Quindi non mi venire a dire non lo sapevo, nessuno me l'aveva detto, come devo fare adesso, con chi me la devo prendere adesso, perché se ti ritrovi in una situazione del genere la colpa è soltanto tua, io te l'avevo detto. I link li trovi in descrizione, investi sulla tua preparazione. Non sta lì a risparmiare per poi doverti ritrovare nei casini e spendere 100 volte tanto. Trovi un libro e trovi un report. Scaricando il libro ti arriva automaticamente una mia mail di ringraziamento benvenuto e lì c'è il mio numero di telefono. Non sono un guru, non ho uno staff e quindi sono inarrivabile. Puoi mandarmi degli audio WhatsApp, puoi WhatsApparmi quello che vuoi, puoi chiamarmi e non venirmi a dire non lo sapevo cosa devo fare adesso, sono nei casini, dammi una mano. Ci vediamo dall'altra parte.